Ciao navigatori. Fino a ieri non ero a conoscenza di questo serial killer. Ma come si dice, le vie del web sono infinite. Chi era Jack lo spogliatore? Era il soprannome di un serial killer londinese responsabile dei suddetti omicidi nudi avvenuti tra il 1964 e il 1965. Il modus operandi assomigliava molto a quello di Jack lo squartatore. Per questo gli fu attribuito questo nome, Jack the Stripper. Il killer uccise tra le 6 e le 8 prostitute, delle quali vennero scoperti i corpi nudi e gettati nel Tamigi. Prima di continuare, ricorda di iscriverti al canale per supportare questo progetto. Il primo omicidio avvenne il 2 febbraio del 1964 ai danni di Hannah Tayford, una prostituta di 30 anni, ritrovata morta senza abiti, con le sole calze, e aveva perso parecchi denti. 2 mesi più tardi, l'8 aprile dello stesso anno, Jack lo spogliatore colpì ancora. Sulle sponde del Tamigi venne rinvenuto il cadavere di Rene Lockwood, di solamente 26 anni. Malgrado un guardiano di 57 anni confessò l'omicidio, la polizia lo attribuì a Jack lo spogliatore, poiché vi erano troppe discordanze. Il 24 aprile, ancora un'altra prostituta uccisa, Elena Bertlemy, di appena 22 anni. Questa volta gli inquirenti trovarono il primo indizio importante, frammenti di vernice, utilizzate in un'industria di automobili. La polizia iniziò a pensare che l'assassino potesse lavorare in uno di questi stabilimenti. Il 14 luglio 1964 venne trovata Mary Flemini, di 30 anni, questa volta su una strada nel distretto di Chiswick, nonostante ci fossero delle pattuglie di polizia. Ancora una volta, nel cadavere vi erano tracce di vernice. Alcuni testimoni dissero di aver sentito un'auto andare via. Purtroppo, la serie degli omicidi non si ferma qui. Frances Brown, di 21 anni, viene vista per l'ultima volta il 23 ottobre 1964, prima che il suo corpo venisse ritrovato il 25 novembre su un passaggio a Kensington. Kim Taylor, una prostituta amica della Brown, diede alla polizia una descrizione dell'auto che aveva dato passaggio a Frances: una Ford Zephyr o una Ford Zodiac. Infine, dietro l'Aaron Train Estate, in un capannone di stoccaggio, venne ritrovata senza vita Bridget O'Hara, 28enne di origine irlandese, anche conosciuta come Bridie. Il corpo aveva segni di conservazione in un luogo caldo, forse in un locale di un trasformatore elettrico. Indagine e i sospettati. Il sovrintendente John DuRose di Scotland Yard interrogò quasi 7.000 sospettati. Durante una conferenza stampa tentò di bluffare dicendo che il cerchio si era ristretto a sole 20 persone. Poco dopo, un altro annuncio, dichiarando che era stato ridotto a 10 e a solo 3 persone. Lo spogliatore cadde nella trappola e, dopo quella prima conferenza stampa, non uccise più. Lo scrittore Anthony Summers disse che la terza e ultima vittima, Hannah Tayford e Frances Brown, erano coinvolte nel cosiddetto scandalo profumo e altre che partecipassero ai festini e feste molto private. Secondo il detective DuRose, il sospettato numero uno era una guardia giurata di origini scozzese, al quale la polizia diede il nome in codice di Big Joe. I vicini di casa lo consideravano come una persona rispettabile e marito esemplare. L'uomo iniziò ad essere sospettato dopo l'omicidio di Bridget O'Hara, quando si scoprì che la vernice ritrovata sul corpo della ragazza proveniva dalla ditta dove egli lavorava come guardia giurata, la Heron Trading Estate. Col tempo, però, si venne a sapere che Mungo Hireland era innocente. L'uomo, colto oramai dalla disperazione per via della stampa e altro, si suicidò avvelenandosi con il monossido di carbonio. Nella lettera d'addio scrisse di non farcela più e terminava con la frase: mi troverete nel garage. Al tempo dell'omicidio della O'Hara si venne a sapere che Irland si trovava in Scozia, per cui non avrebbe potuto essere Jack lo spogliatore.
Tra gli altri indiziati, Tommy Butler, sovrintendente della squadra mobile della Metropolitan Police, il quale veniva citato nel libro The Survivor di Jim Heffan e Martin Short. E tu, cosa ne pensi? Conoscevi la storia di questo serial killer? Lascia un commento al riguardo e iscriviti al canale, perché senza la tua iscrizione il progetto non può andare avanti. Grazie, alla prossima.